Grazie a Carlo Altini per l'invito. È sempre un piacere essere alla Fondazione, che è un esempio confortante di cose che in Italia funzionano e anche una fucina di studi, di studenti ed entusiasmi. Il tema è un tema molto vasto, è un tema a cui ho dedicato molte attenzioni, molti studi, non pretendo chiaramente di presentarlo in in un'ora, di esaurirlo, però forse di delinearlo e di delineare soprattutto un paio di nuclei concettuali che mi sembrano più importanti, più rilevanti, una specie di schema simbolico. Poi i singoli contenuti, lo studio, l'approfondimento della Kabbalah, la lettura dei testi, chiaramente richiedono molto più tempo. Diciamo che ho pensato questo incontro come un invito, se volete un invito al viaggio, un invito al viaggio testuale, un invito alla scoperta di un mondo, e quindi sì, come un primo approccio e come una enunciazione, come una specie di lettera d'amore rivolta a questa materia oscura, ma credo molto affascinante. Come diceva Carlo, non è la via maestra della riflessione sulla creazione ebraica. L'ebraismo è una struttura aperta, non dogmatica, che si costruisce nel corso del tempo e che ha molte voci e molte prospettive possibili. Per cui bisogna diffidare di chi presenta l'ebraismo, tra virgolette. Esiste naturalmente esistono dei connotati di base, esiste una riconoscibilità dell'ebraismo, ma non esiste diciamo così, una dogmatica dell'ebraismo, un modo solo di avvicinarsi all'ebraismo, un modo solo di vivere questa esperienza religiosa e culturale. Per cui c'è una sostanziale democrazia, un'apertura religiosa, di esperienza religiosa. All'interno di questa apertura, di questa multivocità, la tradizione mistica cabalistica rappresenta un filone importante, non esclusivo. C'è chi la respinge all'interno del giudaismo stesso, chi considera questa strada sbagliata, chi invece la vive profondamente, la considera norma e base della propria identità, per cui è una delle dei possibili approcci ed è uno dei possibili filoni letterari in una letteratura, in una cultura sterminata, per cui i testi cabalistici rappresentano un sottoinsieme relativamente piccolo di un patrimonio culturale molto più ampio. Rappresentano, da un punto di vista testuale, una rilettura, un ampliamento di spunti biblici, che vengono però svolti in una chiave, diciamo così, diversa da quello che appare nella lettera della Bibbia, del racconto del Genesi, ad esempio. Nella tradizione ebraica, nel misticismo ebraico, si usa parlare di Maaseh Bereshit e Maaseh Merkavah come due filoni fondamentali del misticismo. Tradotti in italiano, il racconto del in principio, la traduzione letterale, e cioè la parte che riguarda la creazione, la cosmogonia, come è narrata all'inizio del libro del Genesi. Questo è il Maaseh Bereshit in ebraico. Bereshit è la prima parola della Bibbia ebraica. In principio Dio creò i cieli e la terra. Questo in principio è Bereshit. E Genesi invece, che è la denominazione greca, è una de denominazione contenutistica, cioè narra la genesi del cosmo. In greco si usa il termine appunto che indica il contenuto. E questo è un possibile racconto della creazione, un possibile anche ambito di riflessione sul segreto della creazione, è l'aspetto cosmogonico. Nel misticismo ebraico c'è un secondo ampio genere, che viene definito Maaseh Merkavah,
cioè tradotto in italiano, il racconto, si trova anche opera, perché Massè significa anche opera, però in questo contesto credo che sia meglio il racconto del carro, ovvero la visione di una struttura celeste descritta da Ezechiele all'inizio del suo libro, del libro profetico che porta appunto il nome di Ezechiele. Come vi ricordate, Ezechiele è sulle rive del fiume e si apre per lui il cielo. E questo gli permette, non è casuale che il libro cominci descrivendo visivamente questa scena, perché l'apertura del cielo gli permette di vedere, stando sulla terra, la struttura nascosta, sovraceleste del cosmo. Se il cielo nella visione transculturale del mondo antico, il cielo è appunto, come dice anche il termine di etimologia latina, un firmamento, una struttura una volta solida, opaca, che impedisce all'osservatore che risiede sulla terra la visione di quello che sta al di sopra del firmamento di questa volta, che è il mondo occulto del divino, la dimora nelle tradizioni politeistiche, per usare un termine non molto così, un po' approssimativo, la dimora degli dèi. Gli dèi abitano lo spazio sovraceleste, che è invisibile agli uomini normalmente perché è coperto dalla volta solida del cielo. Nella visione mesopotamica, ad esempio, questa volta è di lapislazzuli, che è una gemma, una pietra con inclusioni luminose, che imita in qualche modo e richiama un cielo stellato. E quindi gli dèi abitano al di sopra di questo cielo stellato e solo alcuni, o dislocandosi in un viaggio oltremondano o, come accade al profeta Ezechiele, per grazia, per concessione della divinità, possono accedere in vita alla visione di questo mondo segreto, che dovete immaginarlo un po' come la macchina del cosmo, in cui si muovono le ruote cosmiche, si muove la retroscena di quello che noi vediamo, e abitano gli dèi e sono riposti il presente, il futuro e il passato, insomma è il luogo in cui si concentra la sapienza e si concentra il divino. Questa pertiene più propriamente non all'origine del cosmo, non alla cosmogonia, piuttosto appartiene alla cosmologia, alla struttura del cosmo. In effetti, volendo usare i due termini greci, il Maase Bereshit è, nella tradizione ebraica, la riflessione mistica, la riflessione segreta sulla cosmogonia, sull'origine del cosmo. Il Maase Merkava, la narrazione del carro, che prende cioè spunto dall'interpretazione segreta della visione di Ezechiele, è la trattazione di carattere cosmologico. Come è fatta la parte del mondo abitata da Dio e dalle schiere celesti al di là, al di sopra della volta solida del firmamento? Questa è la distinzione fondamentale. E quindi si tratta di due spunti biblici che vengono però approfonditi, arricchiti e danno origine a una narrazione che, secondo i mistici ebrei, è implicita nel testo biblico. Secondo il nostro vedere di filologi, il nostro vedere critico, potremmo dire che invece amplia, modifica, si costruisce parallelamente o in alternativa anche al testo biblico. Sono due visioni in realtà in parte contrastanti del rapporto col testo. Per il mistico, il testo della Bibbia contiene in sé tutto. Ogni verità è
lo spartito del mondo, in qualche modo, è, se volete, il codice genetico del mondo, per cui ogni frase della Bibbia ha in nuce, contiene in nuce infiniti echi e infinite possibilità. Quello che il mistico trova attraverso la sua esegesi, dietro le frasi bibliche, è, nella sua concezione, presente nel testo. Il testo è carico di una molteplicità di significati. E quindi lui non fa altro che portare alla luce quello che, cioè, rispondere alla chiamata del testo. Il testo chiama, il mistico risponde, scendendo dietro la lettera in cerca di interpretazioni ulteriori. Chiaramente un approccio, diciamo così, laico al testo è di tipo diverso, nel senso che un approccio laico, filologico critico, presuppone che ci sia stato un autore, un contesto culturale da cui nasce questo testo, e che l'autore abbia una sua intenzionalità, cioè abbia detto quello che sembra, cioè che si legge, o quello che al suo tempo e secondo la sua cultura poteva essere implicito in quel testo, trattato in maniera storico-critica. Non so se è chiaro il concetto. Cioè un autore che scrive nel V secolo avanti avrà avuto una certa visione del mondo. Il testo contiene quella visione del mondo sia in forma esplicita, sia, se volete, come messaggio paratestuale, come allusione, come metafora. Ma non presenterà una serie di implicazioni che, ad esempio, dipendono dal mondo medievale, che dipendono dal mondo, da una visione più tarda e più storicamente misurabile attraverso una distanza dal punto di partenza. Non so se il concetto è chiaro, abbiamo a che fare con due approcci al testo che sono apparentemente, e forse anche nella sostanza, inconciliabili. Io cerco di ricostruire come critico, come filologo biblico, il background del mio autore e in qualche modo mi sento legato alla veridicità storica di quel background. Il mistico opera in senso antistorico, cerca di, questo non è un giudizio di valore, non gli interessa la storia, cerca di, se volete, decostruire il testo ritrovandoci tutto quello che è possibile, e più trova più è felice, nella convinzione che, essendo parola di Dio, essendo non solo parola di Dio, ma essendo questo testo il codice della realtà, essendo in qualche modo potenzialmente tutto il reale sta dentro questo testo, ogni significato è un arricchimento ulteriore, è una sfida ulteriore, ed è già in nuce nel testo stesso. Ora ci si può distanziare da un punto di vista, così, se volete, filologico, scientifico o di approccio culturale, resta il fatto che questo metodo di discesa nel testo e di, in qualche modo, di ampliamento, di caduta anabim nel testo e di ampliamento a dismisura delle sue potenzialità significative è estremamente affascinante ed è un'avventura culturale che mi sembra valga la pena di essere seguita e ricostruita. Quindi questo è il punto di partenza. Abbiamo nell'ebraismo la Bibbia è comunque la base del tessuto religioso e culturale. Abbiamo però nella tradizione ebraica post-biblica una progressivo arricchirsi di significati, se volete, una capacità creativa e di innovazione. Cioè, se io la misuro come storico della cultura, vedo l'innovazione. Questa è la mia osservazione. Magari riesco ad adattare l'osservazione, un certo pensiero è legabile, non so, è riconnettibile al neoplatonismo, quindi io mi diverto, cioè il mio scopo di filologo è vedere se riesco a storicizzare questo significato nuovo che viene dato.
Il mistico vive in una struttura temporale, ha una concezione temporale, quindi lavora in modo diverso da me. Abbiamo un punto di incontro che è il suo testo e è lo stupore per il suo testo e lo stupore per la capacità di invenzione e di, se volete, di poesia della mente umana. Questo per introdurre un apparente paradosso, nel senso che l'inizio del Genesi, che voi conoscete, è articolato attraverso una serie di e disse, e così fu, vaiomer, vaiei, e Dio disse sia luce e luce fu, conosciamo questa struttura. È molto marcata, è molto evidente, ed è una struttura orale, cioè Dio parla, le sue sono, è una voce, se volete, che non risuona, che non è che non si percepisce, è sovrumana, però viene usato il verbo ebraico che significa dire. Vaiomer, e disse. In maniera molto sorprendente, nel misticismo più tardo, e quindi se vogliamo provare a datarlo, dei primi secoli dell'era volgare, questa oralità della creazione diventa un grafismo della creazione. Cioè, è come se le parole di Dio diventassero visibili. E il mistico si concentrasse sul loro aspetto grafico, visuale. Questo è una forma di sinestesia, cioè c'è una contaminazione tra due percezioni sensorie. Una è di carattere uditivo e l'altra è una di carattere visivo. È un meccanismo tipico della poesia. La poesia si fa anche attraverso sinestesie, è un metodo molto efficace per togliere l'automatismo del linguaggio. Se io contamino due percezioni sensoriali, il mio linguaggio comincia a diventare più vitale, mi colpisce, mi sorprende. In qualche modo il misticismo ricorre, o intenzionalmente o perché è una strategia molto efficace, cioè o tramite una riflessione oppure intuitivamente, ricorre spesso a fenomeni, a processi sinestetici, nel senso che in questo ambito specifico, quelle che sono le parole pronunciate da Dio, diventano nella letteratura mistica a partire dal terzo o quarto secolo, che conosciamo, perché tanto non ne conosciamo, quella che ci è arrivata, a presumibilmente dal terzo o quarto dopo, parole osservate, vedute, soprattutto nel loro grafismo, cioè non più una voce che risuona nel vuoto del cosmo, ma, se volete, immagini astratte che si disegnano in un cielo primordiale. Questo ha un antecedente a livello testuale, cioè una sinestesia molto affascinante nella Teofania sul Sinai, quando il testo ebraico dice, cioè c'è una manifestazione di Dio, cioè la voce divina, e il testo ebraico masoretico, cioè la Bibbia ebraica, e così anche il testo greco dei 70, dice: e il popolo vide le voci. Cioè, è uno stranissimo versetto che ha dato origine a una serie di... è una croce esegetica. Cosa vuol dire che il popolo vide le voci? Filone d'Alessandria, prendendo il testo ebraico, dice, il testo greco, scusate, dice: voce di Dio incise lingue di fuoco nel cielo e il popolo vide queste lingue di fuoco, cioè la parola di Dio si manifestò come fuoco visibile
è uno spunto biblico, cioè nella Bibbia c'è questo versetto che rimane molto strano. E forse da questo spunto biblico nasce un filone, prima esoterico e totalmente che non conosciamo, che poi affiora nella letteratura mistica, secondo la quale anche la creazione dell'inizio, descritta nel Genesi, può essere intesa, oltre che nel significato letterale di Vayomer e disse, nel significato secondo, ulteriore, metaforico e mistico, disse, ma di una dizione che divenne visibile. Questo è uno spartiacque importante, perché in alcune tradizioni, in alcuni racconti della creazione, ad esempio nel racconto vedico delle Upanishad, nella tradizione sanscrita, il centro del simbolismo creativo è Vaccia, è la parola di Dio, la parola degli dèi, la parola parlata, è il suono della voce. Invece nella tradizione ebraica abbiamo a che fare con una parola vista, con dei grafemi, quindi con una specie di alfabeto della creazione, cioè con un alfabeto che diventa seme della creazione, alfabeto che acquisisce un'importanza sempre maggiore in questa tradizione mistica. Diciamo che la tradizione cabalistica è, per una parte considerevole, meditazione sulle forme dell'alfabeto e visualizzazione dell'alfabeto ebraico come seme della creazione, seme creativo dell'atto divino. Chi contempla e comprende le forme e la segreta armonia dell'alfabeto ebraico, proprio nella sua percezione visiva, ha la possibilità di calarsi, di arrivare particolarmente vicino al segreto di Dio e quindi di arrivare particolarmente vicino alla comprensione di questa struttura cosmogonica, di questo racconto cosmogonico. Quella che è una narrazione di cosmogonia diventa in qualche modo una visualizzazione di cosmogonia. So che è in qualche modo un po' provocatorio questo che sto dicendo, perché di solito si sa, c'è cioè l'ascolto Israele come centro della professione di fede ebraica, lo Shema, il cosiddetto Shema, e ascolta, è un processo uditivo, per cui di solito leggerete che orao è la visione, è nella tradizione greca, è il vedere che è veicolo di conoscenza, idea è una forma di visione. Nella tradizione ebraica è l'udire che è il principio di conoscenza, e io vi sto dicendo che è il contrario. Questo è sia tipicamente ebraico, in qualche misura caratteristico del mio approccio un po' che si diverte a rovesciare le cose, ma è anche quello che ci dicono i testi, cioè se noi prendiamo un testo mistico, il testo mistico ci invita a guardare e non ad ascoltare, cosa che può essere refreshing, se vogliamo, un'altra prospettiva, se vogliamo seguire i testi e non le nostre idee astratte, anche se esiste assolutamente un ebraismo della parola parlata, un ebraismo dello Shema, è ovvio che esiste, però non esaurisce il tema della creazione, esiste un tema della creazione visualizzato. Ora, vi dicevo che pensavo questo incontro come un invito anche che cerca di esporre le strutture di fondo, la struttura fondante di questo percorso mistico. Vorrei provare a enunciare e poi a verificare una legge fondamentale che vale in questo caso per il misticismo ebraico e per questo misticismo della visione di cui vi parlo, ma che io credo vale in generale per molte forme di meditazione sul divino, meditazione cosiddetta mistica sul divino. Ora, il principio fondamentale è che enuncio prima di fare gli esempi, per cui è una specie di introduzione, è il seguente.
Una realtà è tanto più divina, è tanto più vicina al divino, quantomeno è semantica, è strutturata dal punto di vista del significato. Questo potrebbe essere la legge generale che cercheremo di applicare nella nostra, insomma, nella nostra, che vorrei applicare nell'esposizione molto sintetica di quello che vi vado a dire adesso. Secondo questo principio, se lo vogliamo esprimere in maniera paradossale, esisterà un massimo di divino e un minimo di semanticità che possiamo corrispondere a livello uditivo col silenzio o a livello visivo col buio, l'invisibile, una situazione di assenza di luce in cui non si vede nulla. Possiamo usare questi due gradi, il silenzio assoluto o il buio più profondo, come metafore del grado zero di significato. E quindi, per converso, se la legge che vi ho esposto è giusta, come grado 100 di divino. Se volete, divino significa in questo caso stadio primordiale o aurorale della creazione, quando tutto è ancora possibile, quando il mondo è ancora, se volete, nel grembo o nella mente di Dio, non si è ancora manifestato, ma proprio per questo è più vicino alla sua origine, alla sua scatorigine. Se faccio una scala graduata e mi muovo in direzione del mondo definito che si può sperimentare del fenomeno, avrò un grado massimo che, partendo da questo zero che è silenzio e buio, avrò un grado massimo che è voce dispiegata e luce. E uno dei possibili schemi, ma è una via, credo, particolarmente gradita a un mistico. Di solito il mistico prende la strada al rovescio e prende il divino per buio e per silenzio e la realtà esperibile per voce, se volete, per chiasso e per luce palese. Non so se avete in testa il Salmo 138 nella tradizione ebraica e 139 nella tradizione cristiana, in cui c'è una specie di alterco, di dialogo, il credente cerca di misurare la sapienza di Dio e dice: se io voglio rifugiarmi nell'oscurità per sfuggirti, per te anche il buio è luce, dice così il versetto biblico, e le tenebre li risplendono. Questo è un salmo, è una metafora che fa parte della letteratura, tra l'altro, semitica di questo periodo. Ora, posta questa legge, questo assunto simbolico, il minimo di semanticità è il massimo di divinità. Il minimo di semanticità è il grado incipiente 0,0,1 della creazione e la semanticità dispiegata è il nostro mondo umano. E si può provare a applicare lo schema al rapporto alla parola, alla scrittura e alla lingua.
Il punto di partenza, non so se siete in molti, per cui vi riesce meglio se ha un gruppo di studenti più stretto, in cui più piccolo, in cui gli studenti interrompono. Capisco che per un pubblico interrompere sia un po' imbarazzante, però potete farlo, se non si capisce riparto volentieri, faccio il rewind e cerco di ripercorrere l'idea. Se avete accettato quello che vi sto dicendo, proviamo a provvisoriamente, non è che dovete crederci, ma insomma proviamo a fare questo esperimento. Facciamo l'esperimento con la parola, sia detta, sia veduta, sia vista. Ora, il punto di partenza è l'ho già enunciato, è il silenzio. All'inizio non c'è nulla. La parola di Dio non è ancora stata detta e questo è il massimo del divino. Siamo in un processo di discesa, cioè stiamo partendo dal divino al creaturale. È ovvio che esiste una reversibilità dei cammini simbolici, per cui se io voglio procedere dall'umano al divino dovrò partire dalla parola dispiegata e inoltrarmi verso il silenzio, dovrò partire dalla luce e inoltrarmi verso il buio, una scala che può essere percorsa nelle due direzioni. Se accettiamo questo, se andiamo dopo il silenzio, esisterà una parola incipiente, esisterà un inizio di semanticità. Nella visione mistica ebraica c'è uno studio molto attento di come si passi, perché la cosa importa, di come si passi dal silenzio alla parola, quali siano i gradi intermedi, perché questo permette di catturare l'atto creativo di Dio. Come ha fatto Dio a passare dal silenzio alla parola, sia a livello di suono, sia a livello di segno? Ora, il primo passaggio dal silenzio alla parola è quello del suono inarticolato, del suono che non è significativo, del suono che esprime che si esprime ad esempio attraverso la natura. Le teofanie divine, non solo in ambito ebraico, ma di solito i fenomeni di voce particolarmente luminosi sono le voci del tuono, che compaiono ad esempio nella teofania del Sinai, sono questo aspetto quasi ferino e incontaminato a livello acustico del creato, della natura. Esiste un Dio teofanico che parla, ma parla non con un discorso semantico, ma con suoni particolarmente luminosi, particolarmente che suscitano timore e che provocano riverenza, il luminoso anche della fenomenologia religiosa. A livello grafico esiste nel misticismo, e ha un ruolo molto molto importante, un nucleo di segni che io ho cercato di fissare come grafismi divini che preparano la lettera, che preparano le lettere consonantiche significative dell'alfabeto. Il processo è questo, non so se riuscite a seguirlo, ma è di questo tipo: silenzio o assenza di scrittura, se lo vogliamo visualizzare come scrittura, emergere di tratti, è una specie di bambino che impara a scrivere e che forma nel proprio sillabario le aste. Io mi ricordo di aver fatto, non so se si fanno ancora, ma io ho fatto ancora le aste addirittura col calamaio insomma erano gli ultimi calamai che poi sono purtroppo scomparsi, però insomma si facevano tutte le aste verticali, poi i tondini, poi, ed è una raccolta di segni asemantici che preparano la semantica della scrittura. Poi si passa alla lettera e poi sillabando alle sillabe e poi alle parole. Ecco, il Dio del misticismo ebraico è un Dio che impara a scrivere e quindi parte da segni grafici che non sono significativi.
che hanno una tradizione anche che si trova nel misticismo ebraico e sono, per cui Carlo parlava di questo imbarazzo rispetto alla magia. La magia usa una serie di segni particolari, la magia tradizionale, vicino orientale, egizia, che vengono definiti in greco caracteres. Sono lettere che non corrispondono a nessuna lettera dell'alfabeto, sono tratti, diciamo così, non significativi, ma sono dei grafemi non significativi, che vengono usati di solito anche negli incantesimi magici. Corrispondono in qualche modo visivamente alla abracadabra della magia vulgata, che peraltro è una frase aramaica e significa, come dico, avvenga. Cioè una frase magica in aramaico, significativa, presuppone una desemantizzazione in realtà di un sintagma significativo in aramaico. Questi caracteres sono grafemi divini, sono i primi tracciati che Dio inscrive nel cosmo, quindi più vicini, sono i primi, le prime tracce di Dio che impara a scrivere e seminano nel cosmo la sua sapienza. Esiste un versetto dei Salmi che dice: i cieli narrano la gloria di Dio. E questo narrano è in ebraico messaprim, e in una certa speculazione ebraica i primi 10 atti creativi di Dio vengono denominati Sefirot, che è la stessa radice di Messaprim, ovvero scritture, odizioni o racconti vergati allo stesso modo di come le stelle e i pianeti del cielo si dispongono agli occhi di un osservatore che li guardi in una notte stellata, possibilmente in Asia, leopardianamente in Asia. Questa lingua del cielo, che è una lingua di lettere che si guardano ma non si leggono come un alfabeto, è, secondo un certo filone di mistica ebraica, il primo affiorare di un ordinamento divino del cosmo, il primo linguaggio che Dio usa per dare forma al cosmo. Quindi un livello di... io sto usando la distinzione che ricorre nel primo testo di questa mistica di cui vi sto parlando, probabilmente del III-IV secolo, anche se la datazione è molto difficile, se oscilla secondo degli autori, che è il Sefer Yetzirah, il libro della formazione. In questo libro della formazione ci sono due serie simboliche. Una serie di 10 segni sefirotici, di 10 sefirot, che considereremo, secondo questa ipotesi, 10 segni non significativi scritti in questo alfabeto del cielo. I caracteres vengono detti nella tradizione ebraica anche le lettere degli angeli o le lettere del cielo. In questa definizione, secondo me, è insita l'origine dell'immagine. Un linguaggio divino con cui Dio richiama la volta del suo cielo e che rappresenta un primo messaggio, diciamo così, di ordine cosmico, nella doppia definizione di cosmo, come ornamento, e anche l'etimologia di cosmetico, cosmein significa sia ornare, e queste lettere ricamano il cielo, sia dare ordine, cosmein significa anche dare ordine, armonia, e l'emergere di una visibilità o di una possibilità di udire la voce di Dio significa tutte e due le cose, che il cosmo viene ornato, ma anche che il cosmo viene ordinato. Nel Sefer Yetzirah ci sono 10 atti
atti di questo tipo, che vengono chiamate le 10 Sefirot, e tutto il misticismo successivo non è che un approfondimento di questi 10 segni, o 10 atti, o 10 enunciazioni, che diventano una specie di ritmo della creazione. A questi 10 segni, a questi 10 livelli sefirotici, seguono, nel senso che in ordine cronologico gerarchico, 22 lettere. Questo viene detto all'inizio del Sefer Yetzirah, del libro della formazione. Il primo versetto è: 32 meravigliosi sentieri di sapienza tracciò il Dio Signore delle schiere, Dio di Israele. Tracciare nel senso di disegnare, cioè disegnò 32 sentieri, li chiama. Netivot Pliot in ebraico. Questo numero 32 si ottiene con la somma di 10 sefirot, entità misteriose, difficili da definire, ma la mia proposta è di vedere in queste 10 entità 10 grafismi divini del tipo delle lettere del cielo, a cui seguono 22 lettere che non sono altro che le 22 lettere dell'alfabeto ebraico. La successione delle 22 lettere è chiara, è espressa chiaramente nel testo. Queste lettere, combinandosi in varie permutazioni, danno vita alla fase successiva del cosmo, alla fase, diciamo così, sempre più materiale e sempre più vicina all'uomo, di determinazione della materia, di determinazione dei livelli della realtà. Il libro si occupa della... Il Sefer Yetzirah è un testo molto breve, ma anche molto criptico, si occupa delle prime fasi di strutturazione del reale, e si ferma alla lettera, sostanzialmente, alle combinazioni delle lettere. Nella concezione mistica ebraica, a questa combinazione di lettere segue, da questa combinazione di lettere segue poi la parola, il discorso, l'enunciazione verbale, semantica, appieno. Non so se è chiaro il discorso. Io all'inizio ho il mio il mio bambino che impara le aste. Poi queste aste si aggregano, si cristallizzano in lettere. Non è ancora la lingua, sono gli elementi, stoicheia, sono veramente gli elementi della lingua. Giustapponendo le lettere posso avere sequenze non semantiche, scriverò 4A e 4B, e poi formerò con queste lettere le prime parole che cominciano per B, e giustapponendo le parole scriverò delle frasi e alla fine un temino che racconta qualcosa di specifico. Ora, questo è visto in maniera, cioè semplicemente una similitudine, ma il processo, questo processo dell'emergere, del formarsi, adesso ho fatto un esempio grafico, è visto come processo di passaggio dal silenzio e dalla, se volete, dalla dotta ignoranza del divino, in cui tutto è implicito ma nulla è detto, fino alla realtà esperibile umana, laddove il discorso filato, diciamo così, che significa una cosa e una cosa sola, non so, Giulio è triste, significa una cosa sola, le possibilità sono poche, non è allegro, è di malumore, non si sa perché sia triste, ma insomma la cosa è ormai a questo punto, non è che ho un tondo e un'asta, le mie possibilità si sono, se volete, realizzate nella comunicazione, ma questa comunicazione è diventata vettoriale, è diventato un messaggio, ho Giulio in quel particolare momento e da lì, diciamo così, ho poche scelte, ho poco gioco esegetico. Ora, secondo lo schema di fondo mistico, il Giulio è triste rappresenta l'ultima fase, la meno divina, la più umana, perché i messaggi semantici
con una direzione di significato, sono l'ultimo anello di questa creatività che all'inizio è debordante, può essere tutto, porta in sé il tutto. Se io, come mistico, voglio risalire a rebours lungo questo fiume della creazione, dovrò passare dalla fase totalmente semantica, in cui i messaggi sono non contraddittori, e riguadagnare il mondo delle aste e, se volete, in ultima istanza, il mondo del silenzio divino. Quindi dovrò risalire all'indietro, liberandomi del significato, devo decostruire il significato, e tanto più questa decostruzione è efficace, tanto più in prossimità del divino io riesco a trovarmi. Ecco, di solito è enunciata questa è la legge, il processo astratto, però è quello che avviene nei testi. Cioè il mio invito, appunto vi dicevo che è un invito, e di solito poi i corsi che faccio funzionano così, dico, beh, questa è la mia proposta, vediamo se il testo funziona così, cioè se in questo modo si capisce un testo mistico. Ora, in 20 anni abbondanti di insegnamento, è il modo, quello che io ho trovato come modo migliore per non restare alla soglia del testo, di un testo mistico, ma di entrare, cioè di capire come funziona un'officina mistica. In un'officina mistica praticamente si batte la lingua, in un'officina mistica ebraica si prendono questi spezzoni di lingua come se fossero spezzoni di un metallo, e lì si batte o li si rimette nel crogiolo, se li porta a incandescenza, insomma, lì, se volete, si distrugge, è un'officina in cui il significato viene distrutto, perché disaggregando il significato si riconquista il momento creativo. Questo avviene nell'esegesi, ad esempio, ci sono una serie di procedimenti codificati nella tradizione cabalistica, attraverso i quali si prende un versetto biblico che ha un suo significato, e Abramo si levò di buon'ora per andare con Isacco al monte del sacrificio, e si prende questo versetto biblico che ha una direzione semantica chiara, e si comincia a applicare, dei procedimenti di decostruzione o desemantizzazione della frase, ad esempio permutando si prende ad esempio il valore numerico dell'espressione, ogni lettera ha un valore numerico, vale un numero, e si sostituisce a una sequenza di lettere, una sequenza alternativa di lettere che danno la stessa somma. Questa si chiama gematria in ebraico. Non so se riuscite a essere un po' verrückt, come si dice, si direbbe in tedesco. È un po' straniante come meccanismo. Giulio ha un valore numerico. Posso prendere la G per un certo numero, posizionale nell'alfabeto, non l'ho mai fatto in italiano, A, B, C, D, E, F, G, 7 mi sembra. Quindi posso prendere la parola Giulio come una somma e trovare un'altra parola, sia nel dizionario, sia me la posso costruire meglio, assemblando delle lettere che non significano niente, che però danno la stessa somma che è Giulio. Questo sembra il massimo, ed è il massimo, dell'arbitrarietà, come io sto trattando un testo biblico che è sacro, che mi racconta la storia di Abramo, come se fossero le tabelline, e mi arrogo il diritto di sostituire alla parola Abramo, che ha un certo valore numerico, un'altra parola che non c'entra niente, non è Avram, ma è costruita in base a equivalenze numeriche. Questo, che sembra una profanazione del testo, è esattamente la porta attraverso il quale un cabalista entra per cercare i significati riposti e, se volete, le tracce del divino nella Bibbia che lui legge tutti i giorni. Da un punto di vista cabalistico è un processo legittimo, perché questo processo decostruisce, in senso, libera la
il testo dalle sue pastoie semantiche e va in cerca della chiave divina che Dio stesso ha lasciato dietro le parole, va in cerca del livello di comunicazione in cui tutto è ancora possibile, in cui questa energia di Dio si esplica nella sua forma, se volete, aurorale, cioè ancora in come Demeron, com'è il momento tra l'alba, tra l'oscurità della notte e il lucore dell'alba, in cui è tutto possibile, non è luce, non è oscurità, le cose non sono ancora chiaramente distinguibili. Così nella lettura mistica, questo risalire da un testo significativo, spezzandone la catena semantica, verso i semi della significazione, significa non distruggere il testo, come forse si potrebbe anche considerare l'operazione, ma obbedire a quella che è la chiamata del testo che impone di essere interpretato e che chiama il mistico a questa sfida invita il mistico a calarsi, se volete, nel non senso come forza del divino e come origine del cosmo. E il misticismo ebraico, capito e accettato, se lo si vuole accettare, questo meccanismo, che può essere rifiutato, c'è anche chi all'interno del giudaismo dice queste sono costruzioni intellettualistiche, nonsense, la frase significa quello che si capisce, che tutti capiscono, e queste sono elucubrazioni inutili. Però se si accetta questa sfida, non è solo il misticismo ebraico, ma in realtà in varie declinazioni culturali è questa via maestra di ogni misticismo, e cioè risalire verso in direzione della scaturigine del cosmo, liberandosi dal significato, dalla logica sillogistica, dall'out-out, se una cosa non è l'altra, se è bianco non è nero, se è giovane non è vecchio, eccetera, eccetera, se Abramo non è Isacco, e risalire a ritroso verso una realtà in cui potenzialmente sia Abramo che Isacco, potenzialmente sia luce che tenebre, e potenzialmente Dio riposa nel proprio mistero prima di manifestarsi. Ecco, questo è un'introduzione non brevissima nella logica, e il resto è un invito a partecipare a un corso, a leggere i testi che in parte abbiamo tradotto in italiano, a vedere poi come si declina nella realtà concreta, culturale del giudaismo, questo messaggio di fondo però che credo sia la mia proposta è quello di interpretare questa letteratura alla chiave di questa alla luce di questa chiave ermeneutica che vi ho esposto. Io credo che mi fermerei qui da un punto di vista di tempo e poi spero che ci siano domande. Grazie.